3 secondi 84, piuttosto lento, una penalità per lui. Attualmente è terzo. Abbiamo Enigma Mauri, secondo posto, primo posto per Hans-Ueli Sprunger, l'altro elvetico, e poi terzo posto appunto lui, Jaroslav Krzyzinski, polacco, classe 1978, una sfilza dei primi posti per lui in diversi concorsi ippici internazionali a Palermo per 3 volte quest'anno, negli anni mista, nella mista, negli anni tempo, assieme a Robin Sinfoni. Si presenta qui invece, vedete, nel binomio con Amanita, una bella femmina grigia polacca, nata nel 1995, queste la criniera avete visto come ben curata. Passaggio di sentiero effettuato il primo, piega a mano destra, un po' stortignacolo qui, però una traiettoria probabilmente voluta, perché guardate come affronta bene il terzo ostacolo, ovvero la verticale di barriere e tavole, 1,5 metri di altezza. Ora passa accanto alla gabbia, va a affrontare però il fosso. Verticale di barriere sul fosso e ora tocca la gabbia semplice. Non appare neanche lui, qui un errore intanto, una penalità quindi. Non appare neanche, a dire la verità, il polacco è estremamente veloce. Invece non è male, 46-36, oddio, non è velocissimo, di la verità, Amanita assieme a Jaroslav Krzyzinski, come detto. Una penalità, era percorso dentro nella prima manche, 46-36, sono naturalmente al sesto posto. Vediamo qua l'errore, l'unica penalità appunto nella prima, il primo ostacolo della gabbia semplice, la verticale di barriere appunto. Ora, Giulia Martinengo Marchè, passiamo ad una amazzone nata nel 79 il 6 marzo, monta, avete visto, Salomon Tervilgen, un castrone baio belga nato nel 95, assieme hanno avuto un sesto posto a Bagnaia nella 1,40 mista, lei che ha avuto un 19° posto negli Young Riders nel 2000 ad Herpury con Olindelis. Tanto qua rischia un po', però non è male fino a questo momento il percorso di Giulia Martinengo Marchè di questo binomio. Vediamo il fosso, rischiano un po', bravi. Non ha avuto penalità lei, nella prima manche qui già una intanto. È veloce, abbastanza veloce, nell'ordine 43, secondo errore per lei. Già siamo a 8 quindi da scalare. Terza, perdon, 12. 43-81, la velocità c'era, qui ormai siamo addirittura Libertino secondo con Alexander Schiller, il tedesco, prima rispetto alla nostra Amazzone, la vediamo qua mentre affronta. Ha avuto assieme a Drammen nella Coppa delle Nazioni a squadre un primo posto anche nella mista con Linda Zeta e con Le Comte, con Atletica d'Arezzo, da 7 anni 2 manche, concorso internazionale anche quello. Un primo posto per loro qui un po' sotto rispetto forse alle aspettative, rispetto anche alla prima manche buona. Tocca adesso la messicana Marcela Lobo Perez Maldonado, nata nel 1984, Olimpiade di Atene 56esima. Con Joskin, il binomio qui con Canebo, castrone baio olandese nato nel 97, superato il primo passaggio intero, poi la verticale di barriere e tavole, ora verticale di barriere su fosso dopo la piega a mano destra, piega a mano sinistra molto poderosa, molto veloce questo binomio, vedete come ha anche un bello stile. L'amazzone, vediamo, la gabbia sbaglia il primo ostacolo della gabbia, non il secondo, la messicana. Su Canebo, come detto. Veloci, stanno nell'ordine dei 40 secondi, 43 secondi. 43 secondi, una penalità dopo il percorso netto, significa essere terza attualmente dopo Hans-Ueli Sprunger, Enrico Maria Frana e appunto Lobo Perez Maldonado, lei. Abbiamo poi Filippo Moyerson che scivola quindi al quarto posto attualmente, poi Jaroslav Krzyzinski quinto, anche per mettere un po' d'ordine su una classifica comunque parziale. Fidel Vogt, adesso Liechtenstein, Touch of Clover, cavallo,
che lo riguarda. Touch of Clover perché è il figlio di Touchstone e di Clover Hill, quindi hanno fatto, diciamo così, una sintesi, una crasi di quelli che sono i nomi dei due, dello stallone e della mamma, e hanno tirato fuori questo bel nome particolare, Touch of Clover, un castrone sauro irlandese assieme a Fidelvogt, come detto, da Liechtenstein. Molto rapidi sembrano. Vediamo un po' che succede. Ora un po' di errore nella gabbia. Percorso netto nella prima manche per loro, eh. È un po' in difficoltà qui. Si era visto. Si era visto. Qui attenzione perché il cavallo è anche un po' nervoso. Significa eliminazione. Eliminazione. Si era visto che il cavallo si è piantato proprio. Si è piantato, rischia anche qualcosa, qui è bravo a tranquillizzare il cavallo Fidelvogt del Liechtenstein, bravo certamente. C'era stato un solo errore, una sola penalità per loro. Ora è ancora non è convintissimo, questo qui, l'errore è questo, nella gabbia semplice, nella seconda parte della gabbia semplice, quindi nel passaggio di sentiero. E poi guardate qua, in pratica va a montare in questo caso il passaggio di sentiero con tavola Fidelvogt, poi molto bravo, come ripetiamo, ce lo mostra anche il replay, a calmare comunque il suo cavallo, a tenerlo tranquillo. Eliminati, prima eliminazione peraltro, 59 erano i partenti all'inizio. Qui abbiamo Roberto Arioldi, l'oro piana lemato, occhio a lui, perché è una prima manche perfetta, anche per loro non ci sono state penalità. Roberto Arioldi, nato nel 55, pluricampione d'Italia, Gorla Minore, Bagnaia, Magreta nel 2002 e 2001, insomma, nel 99 è stato secondo per due volte ad Arborea 93-96, quest'anno con Limato, ovvero questo stallone olandese del 93 Baglio, che vediamo insieme, ha vinto, stato terzo a Roma, concorso ippico, terzo posto, poi anche un terzo posto a Cervia. Hanno comunque un altro passo, avete visto che velocità, già è finita, l'applauso è giusto, 43 secondi, nessuna penalità nella prima manche, primo posto per questo binomio, Arioldi con il suo bel stallone baglio lemato, l'applauso giustissimo da parte qui del Palasturla di Manerbio, avete visto che percorso straordinario, straordinariamente pulito, è bello questo cavallo, guardate che poesia nel vederlo saltare, che eleganza. Umberto Vighi, la surprise. Mettiamo un po' d'ordine al volo nella classifica, per il momento primo Arioldi su Loro Piano Lemato, poi secondo è Ansueli su Hilton Daillé e poi Enrico Frana su Enigme da Mauri. Abbiamo adesso Umberto Vighi, che nella prima manche ha avuto un percorso netto, qui va male però. È andato male già molto veloce, nel passaggio di sentiero, il primo errore per lui. Rapidissimo, qui Vighi cerca chiaramente di ristabilire quantomeno, secondo errore nel verticale di barriere su fosso, adesso avremo la gabbia semplice. Dopo una piega a mano destra, primo passaggio nella gabbia semplice. Nel secondo non va male, nel passaggio di sentiero 1,50 per 1,50 m, ora andrà a chiudere con il falso largo con cancello appeso e poi con il passaggio di sentiero e va a chiudere. Non è eccezionale Vighi, anche se merita comunque l'applauso in questo caso. Abbiamo insomma piuttosto lontano rispetto alle prime posizioni. Andiamo anche a riassumere quanto è accaduto. Qua vediamo intanto l'errore, la penalità. Per quanto riguarda il cavaliere nel passaggio di sentiero 1,45 per 1,45 m, la seconda penalità poi successiva, 8 punti meno per lui. Vince quindi su Loro Piano Lemato Roberto Arioldi, secondo Ansueli con Hilton Daillé, Enigme da Mauri assieme a Enrico Maria Frana per i primi 3 posti. È tutto, grazie a Marco Dollobrigida, vi saluta anche Sabino Binazzoli al coordinamento tecnico, a presto.